La prima cosa, forse vorrei iniziare con una domanda, non è che dovete rispondere, però una domanda del genere, cioè perché insegnare latino? Cos'è il proposito? Cos'è l'obiettivo? Cosa vogliamo fare? Questa è la stessa domanda che ho fatto a me stesso questi 2 anni fa. Sono insegnante ormai da poco, da 5 anni, però quando ho iniziato facevo come molti qui, insegnavo con la grammatica e la traduzione. Però vedevo che c'è qualcosa che non andava bene, pensavo che magari fossero gli studenti che erano dei somaraci, non lo so, mi arrabbiavo tanto. Poi c'era un momento in cui riflettevo dicendo che magari sono io. Oddio, cosa ho fatto di male che questi studenti non mi seguono? Però poi ho ripensato, ho riconsiderato le cose e magari parliamo di qualcuno qui, forse sapete chi è Aloysius Miraglia, che ho in visita. Nos vormus cantum los quire como los scripsidentiri, cioè i romani, no? Qui, nos vormus ad hoc per Cipre eorum voces, eorum scripta legere, et penetrare revera. Va bene, ma cosa ci dice qui il Miraglia? Che cosa significa? Almeno per me la cosa più importante è leggere. Cioè, per me, io insegno latino perché voglio, non so, che i studenti possano dopo leggere questa lingua, non soltanto tradurre. Perché come potete magari vedere qui, c'è Virgilio. Io quando ho iniziato a scuola, cioè di studiare latino, ho studiato durante un'estate. Ho preso quei libri di Oxford Language Course, metto tutto. Poi nell'autunno ho fatto domanda e sono stato accettato all'università. E il primo corso, avendo già fatto la grammatica, il primo corso è stato la letteratura latina. E mi hanno detto, allora adesso faremo Virgilio e partiamo con l'Eneide. Il primo mio primo libro, la prima pagina era così, come potete immaginare. Allora qui, se vediamo all'inizio della pagina, lì in cima, ci sono 8 parole di latino. Poi c'è sto muro di testo qui sotto che serve per cosa? Per definire le parole, per spiegare le cose, per mettere in contesto tutto, per rendere leggibile, diciamo, queste parole. Ma per me questo non è leggere. Almeno non era leggere per me. Non potevo leggere questo, non potevo capire questo testo senza questo aiuto. E non potevo nemmeno andare avanti senza questo aiuto. Io dovevo sapere queste cose, perché se non sapevo queste cose, cioè il professore mi dava le botte quasi, perché dovevi sapere che cosa vuol dire ogni parola. Ma questo non è leggere. Ho deciso che ho voluto cambiare, perché per i miei studenti, come ho detto prima, non andava bene. Gli studenti si addormentavano, non lo so, ho avuto anche una che si è messa a piangere perché non ce la faceva. E come vi ho detto, stavo anche un po' male perché sentivo in colpa io. Bene, come dobbiamo fare, quindi? Dobbiamo trattare la lingua magari come una lingua odierna, cioè una lingua moderna, una lingua di oggi, di tutti i giorni, una lingua per comunicare. Bene, come si fa se lo vogliamo fare? Dobbiamo fare come facciamo per i nostri piccoli, come è già stato detto, no? La prima cosa, vi dirò, è che con i nostri piccoli, cioè con i nostri figli propri, noi raccontiamo le storie, parliamo e loro ascoltano. Infatti, quando io inizio il primo giorno del primo livello di latino, latino 1, non so se si dice così da voi, ma appena entrano, saluto, inizio a parlare latino, cioè salve, intra, consideri, questo, nome mi est magister Kraft. Inizio da subito, da capo, e loro ascoltano. E quel stesso giorno racconto anche una storia, ma una storia breve, semplice, vado piano, scrivo anche dei vocaboli, delle parole sulla lavagna, però facciamo una storia, loro ascoltano. Dopodiché partiamo alla cosa, magari non faremo questo con i nostri piccoli, però dato che questi sono quasi adulti,
io posso chiedere loro di leggere il testo, va bene? Io cosa faccio? Stampo quel testo, cioè quello, quella storia che ho appena finito di raccontare loro, stampo, lo do a tutti gli discenti, e noi leggiamo questa storia, bene? Poi dopo devono scrivere. Stiamo sempre su questo stesso primo giorno, no? E chiedo già a loro di scrivere, perché è importante di essere in grado di fare tutto con la lingua. Non possiamo soltanto tradurre, non possiamo soltanto capire, intellegere, come, no? Come si dice in latino, ma dobbiamo fare cose con la lingua. Ma cosa chiedo a loro di scrivere? Perché è il primo giorno, abbiamo appena iniziato. Quello che chiedo a loro di scrivere è di scrivere qualsiasi cosa che ricordano. Cosa ti ricordi del testo che abbiamo appena finito di leggere? E scrivi tutte le parole, e non ha importanza se ci sono dei errori, se scrivi male, se non ti ricordi tutte le parole, adesso non è il momento, no? Quello che è importante è di cominciare a agire, a fare qualcosa con questa lingua, e non soltanto accettare quello che uno sente e legge. Bene, poi dopo iniziamo a parlare, sempre il primo giorno, eh? Però parlare cosa vuol dire? Non intendo parlare nel senso che quid fecisti hodie, ah bene, no, non in questo senso, ma dico, io inizio con le domande, domande semplici, magari nella storia prima che faccio, magari c'è un lupus, ed esne lupus magnus an parvus. Così gli studenti devono dire, oh Magnus Parvus. Quindi già dal primo giorno iniziamo a fare tutto, ad usare tutte le facoltà. Ma che cosa offro io qui? Io sono stato invitato per fare altro, non di parlare di perché trattare la lingua così, ma invece vi offro un auxilium, un aiuto. Cioè io faccio dei video per voi, per i vostri studenti, iniziato per i miei studenti ovviamente, ma dato che si possono usare nei classi ovunque, ho iniziato a fare questa cosa anche per voi, per aiutare voi, per dare voi un aiuto. Insomma, magari faccio vedere 50, se non sbaglio, 50 secondi di un video breve, speriamo che funzioni. E poi vi posso spiegare cosa c'è, che lavoro c'è dietro questo per aiutare voi. Etruschi Romam capere volebant, tum advenit vir fortis, nomen viro erat Horatius Cocles. Horatius clamavit, Romani, pontem rompite, cum Etrusci solus pugnavo, servate Romam, ite! Fortiter cum Etruscis in ponte pugnabat, tum milites Romani pontem ruperunt. Horatius in Tiberim desiluit. Horatius Roma. Peliculis discetis. Bene, quindi questo è il video che faccio per voi, per i vostri discenti, per i vostri studenti. Ah bene, lasciamo quello lì che è troppo bello, magari a un certo momento lo metto anch'io. Bene, allora, favola e pellicola, le storie e i video. Allora, perché? Le storie sono importanti perché, come è già stato detto prima, che sono umanistiche, cioè nel senso che noi iniziamo da piccoli a sentire le storie dai nostri genitori, no? Infatti quello che sto facendo adesso è vi racconto una storia, cioè vi racconto la mia storia. E in ogni cosa che facciamo quasi c'è una storia. Infatti la lingua serve per secondo me, per comunicare tramite una storia, no? Non so, in una serie di frasi scolesse, no? Che troviamo nei nostri libri,
ma le storie. E le storie servono per aiutarci ad insegnare le cose, tipo cosa vuol dire essere cattivo, cosa vuol dire essere buono. Io utilizzo le storie per insegnare ai miei studenti la mitologia, la storia, la cultura in generale dei tempi romani, dei tempi antichi. Ma tramite queste storie umanistiche possiamo, non so, dare qualcos'altro ai nostri studenti. Possiamo aiutare loro ad acquistare la lingua. E così, mentre noi raccontiamo la storia, perché non è vero che i nostri piccoli, pensiamo un attimo per chi è un genitore, abbiamo i figli, no? E loro chiedono a noi, babbo, posso sentire quella storia un'altra volta? Babbona però, e questa è la quinta, la sesta, non so, centesima volta che facciamo. Vabbè, dai, ma tanto perché non vuoi essere con genitori che dice di no ai figli, no? E magari raccontiamo questa storia. E così, raccontando la storia, ripetendo, no? Loro possono acquistare la lingua. E tutto inconsciamente succede. È bello, no? Loro capiscono l'informazione che noi cerchiamo di trasmettere e così intanto imparano anche la lingua. Cerco di fare, replicare, riprodurre questa stessa cosa con i video che faccio. Bene. Le pellicole, i video servono per dare l'immersione, ma in che senso? Allora, perché poi dopo vi spiegherò come faccio i video, ma ci danno questo senso di immersione, diverso da un testo, no? Da un testo con le parole dobbiamo leggere, dobbiamo utilizzare la nostra immaginazione per capire cosa c'è scritto, no? Per magari vedere le cose. Possiamo anche usare le immagini, le foto, ad esempio, no? Anche quelle sono belle, però sono statiche, è una cosa ferma. Invece con i video, dato che somigliano più alla nostra realtà, no? Perché c'è movimento, non ho fatto altro che andare da qui e da lì, no? Noi siamo abituati al movimento, questo ci aiuta ad immergerci, se si può dire, nell'ambito, quindi è tutto un ambito virtuale, diciamo, 3D. Perché questo è importante? Questo è importante perché ci dà un contesto della lingua, no? Perché queste storie che sentiamo, che racconto, che raccontate voi, è tutto in un contesto vivo, un contesto 3D, diciamo, no? Un contesto reale. E così possiamo capire meglio quando va bene dire questo e quando non va bene dire quello, bene? Dando un contesto. E cerco di fare questo con i video. E con i video riesco anche a stabilire, diciamo, il significato delle parole. Ad esempio, se io, non so, c'è una parola, forse ecus, è sconosciuto ai studenti perché abbiamo appena iniziato, ma voglio insegnare a loro questa parola, però la voglio insegnare magari in un modo diverso, senza andare a scrivere sulla lavagna. Io nel video posso mettere un cavallo, e ogni volta che dico ecus, metto un cavallo. E questo assomiglia forse a quel metodo diretto, in cui noi, è stato detto prima se non sbaglio, dove noi possiamo fare una connessione diretta tra oggetto e concetto, parola e vocabolo. Non è? Quindi non c'è bisogno del filtro della lingua madre, non della, in questo caso dell'italiano o nel mio caso dell'inglese. Noi possiamo andare direttamente dal latino all'oggetto, e questo è molto bello, è molto utile dei video che vi offro. Allora, questa foto qui è una foto del modello che sto facendo, e vi faccio vedere questo modello che non ha niente nulla di fare con latino, ma ogni video che faccio lo faccio in questo mondo qui, che questo è Roma durante l'epoca di l'imperatore Augusto, no? E sto cercando di ricreare tutto in base della ricerca. C'ho una bibliografia lunga così per quasi ogni edificio, ogni cosa che ho costruito qui. E perché questo? Questo è importante perché
Può darsi che sia l'unica volta nella vita dei nostri studenti, di qualcuno, che vedono, che vedranno mai un, non so, un tempio romano ricostruito. E quindi è molto importante anche che la roba che facciamo vedere ai nostri studenti sia la roba ricercata, che sia la roba mirata, che sia... se il tempio è 50 metri per 60 metri, deve essere 50 per 60. E non posso andare a usare la mia fantasia per creare le cose, perché magari sbaglio. E se sbaglio io, lo studente sbaglia anche. E questo è il contrario di quello che vogliamo, non è? Bene. Però Minecraft lo uso anche per un altro motivo, a parte dal fatto che è abbastanza facile. Dio, dovrei forse dire che cos'è Minecraft. Allora, andiamo qui. Minecraft. Si può dire che Minecraft è un programma al computer. Si può anche dire che è un videogioco. Bene. Forse i vostri piccoli, forse voi avete visto i vostri piccoli giocando questo videogioco. È un po' come Legos. Quelle costruzioni, quei blocchi piccoli, squadrati, dove dovevi costruire, non so, un castello, la casa propria, non è? E la differenza sarebbe che qui siamo in un ambito 3D, non è? È un videogioco, noi possiamo entrare, io infatti faccio dei progetti con i miei studenti in cui noi entriamo in questo mondo insieme, a creare, in tempo reale, bene? Importante questo. Ma a parte quello, il fatto che loro giocano questo gioco mi aiuta a mettere la lingua latina nel contesto quotidiano dei nostri studenti, dei miei studenti, dei nostri piccoli. Bene? E perché questo è importante? Perché fa vedere a loro che non è sì una volta conservata, magari ci sono ancora delle persone che dicono che la lingua è morta, però ormai, non lo so, magari adesso possiamo dire che non è così morta come una volta, forse è morta. Magari tentiamo anche di dire che la lingua è viva. Bene. E questo gioco mi aiuta a portare la lingua nel loro contesto quotidiano. Bene. E questo è importante perché loro si sentono a suo agio, no? A loro agio di, non so, di interagire con la lingua, di non avere paura di studiare, di fare ciò che chiede il docente. Ma è anche importante, per me almeno, ho visto che funziona almeno da me, che usando Minecraft io riesco a fare più o meno come ha detto Quintilian, cioè studio un dischetto volontate, qua ecco che in un podcast, con stati. Cioè se gli studenti trovano piacere in una cosa, se sono interessati in quello, fanno di più. Forse è ovvio questo, ma... Quindi cerco di fare le cose che interessano ai miei. E chissà, forse fra 5 anni cambierà, forse non potrò usare più Minecraft, dovrei cambiare e fare un'altra cosa, però qualunque sia quella cosa lo farò, perché è importante parlare, diciamo, il linguaggio dei nostri studenti, no? Bene, ok. Ma adesso parliamo un po' dei video, come utilizzare i video. Dovrei anche dire che se volete si possono trovare su YouTube, poi dopo vi faccio vedere il sito, l'indirizzo, sono tutti lì, quindi se decidete di provare a utilizzare uno, questo è il modo, è un modo in cui si può usare. Ci sono diversi modi e se il tempo permette, non lo so, se non costringe troppo, vi posso raccontare altri modi, però per il momento vi racconterò il modo principale in cui ho deciso di creare questi video. Allora, iniziamo con i vocaboli sconosciuti, cioè docenti, voi dovete andare prima ovviamente e guardare il video per vedere innanzitutto se combacia bene col curriculum vostro, bene? Se va bene, allora, poi vediamo quali saranno i vocaboli sconosciuti ai nostri studenti. Questo è importante perché se noi torniamo a quel discorso della Neide, per me quel primo giorno di Virgilio dell'università, latino, oddio, non era comprensibile, c'erano troppe parole sconosciute per me. Non potevo andare avanti, cosa potevo imparare? Come è già stato detto, deve essere comprensibile. E quindi noi dobbiamo cercare di rendere il testo comprensibile ai nostri discenti. È un modo è di prendere le parole, cercare i vocaboli
E cosa faccio io? Io vado in classe e le scrivo sulla lavagna. Le metto lì. Prima magari faccio un discorso, forse breve, di quali sono le parole che derivano, in inglese, che derivano da queste parole in latino. Cercando di fare una connessione con loro che già esiste, che però solo che non sanno, ma cerco di aiutare loro a capire questo. Poi inizio magari a mettere questi vocaboli in un contesto, bene? Cerco di subito utilizzare queste parole. Non so, ad esempio magari se parlo di, se un vocabolo è caris, magari posso, Michele, forse c'è un studente, Michele, habeste tu canem? Ah, bene, classis, Michele canem habet. Ah. Este canis magnus amparus. Es canis magnus. Habet canem magnum. Ah, bene. Et Michele, quid est nomen cani? Hercules? Oh! Nomen cani est Hercules. E vedi, in questo modo già abbiamo creato una storia piccola, una storia breve, in cui c'è un contesto, no? Non è che noi andiamo a guardare questa lista di parole e cerchiamo di memorizzare, che anche quello in certi casi, in certe istanze può anche andare bene, però è sempre meglio mettere un contesto, così ci aiuta anche a ricordare, non soltanto le parole, ma ci aiuta anche a capire che ci sono i casi, no? Diversi. Bene? Ok. Però quando io sono soddisfatto, quando secondo me i studenti hanno capito più o meno quali sono i vocaboli sconosciuti, così non sentiranno un gran shock quando inizio il video. Partiamo subito, quasi subito col video, dicendo, io dico agli studenti che guarda, adesso iniziamo il video, che dura 2 minuti, 3 minuti. Faccio un parentesi qui, i video durano tra 2 e 5 minuti, non di più. C'è un perché, forse due. Uno perché se faccio più di 5 minuti, ho provato, c'è uno che dura 10 minuti, avevo gli studenti che sono addormentati in classe, no? Perché era troppo, perché 10 minuti in una lingua straniera è faticosa, non ce la fanno, anche se vogliono, è molto difficile. Sto parlando anche del latino 1, del primo livello, non è? E faccio un video per loro. Si possono guardare il latino, non so se dite voi, questo, latino 4, non so, ma si possono, però io faccio i video principalmente per quelli parvoli, gli scippoli, non è? Bene. Iniziamo con il video senza i sottotitoli. Perché? Dico a loro, ok ragazzi, adesso ci rassiamo. Guardiamo il video senza i sottotitoli, dovete soltanto guardare le immagini, dovete cercare di capire, mi dovete ascoltare e nient'altro, cercando di capire le parole e di mettere le due cose insieme. Va bene, guardiamo il video. Quando finisce faccio delle domande. Ah, quid vidisti in pellicola? Ah, bene, bene. E tu quid vidisti in pellicola? Bene. Cercando di né confermare né negare, bene? Perché io voglio soltanto capire cosa hanno capito loro. Questo è importante. Non voglio dare informazione perché ho l'intenzione di far vedere il video un'altra volta e fare altro. Quindi la seconda volta, adesso dico agli studenti che guardiamo il video con i sottotitoli. Perché già avendo visto il video, avendo già capito più o meno le immagini, come procede, avendo già sentito le parole dalla mia bocca, sarà meno faticoso per loro a guardare il video seconda volta e adesso possono anche leggere. E come vi ho detto, il mio punto, il mio proposito, il mio goal, il mio obiettivo con latino è di aiutare i miei studenti a leggere questa lingua, ma a leggere nel senso che loro possono in tempo reale estrarre informazione, capire, visualizzare ciò che leggono in quel momento, senza andare in un testo grammaticale, senza andare a cercare i vocaboli, bene? E cerco di aiutare loro facendo così. Allora, dopo quello, io il modello, che cosa vuol dire? Cerco di essere un modello per loro, per gli studenti, nel senso che io
ho un testo, va bene, io ho scritto un testo per fare i video. Non vado lì a parlare di cosa vedo, non è... non va bene se vado lì a far vedere quanto posso dire latino. No, non aiuta loro. Invece io ho un testo tutto mirato, che ho scritto prima, guardando, cercando di regolare bene le parole, e anche il contesto, aiutare, eccetera. Ma poi perché anche voglio essere un modello per loro, un modello per come leggere, come dobbiamo leggere, perché magari sapete voi già che in latino c'è un, come ho detto prima, lucius, c'è un ritmo, bene? E noi, queste parole vengono anche divise e vengono messe in gruppi. Per esempio, se io dico, non so cosa, Marcus a templum faciendum venit, Marcus venit a templum faciendum, a templum faciendum Marcus venit. Bene, io ho detto questa frase tre volte diverse. Però magari avete sentito che al templum faciendum queste tre parole vengono divise insieme, che vengono messe insieme, bene? Perché ci sono dei gruppi. Allora, nel primo livello di latino non parlo di queste cose con gli studenti, però cerco di far vedere, cerco di essere un modello, cerco, ho la speranza che loro possano inconsciamente capire che c'è un ritmo, che ci sono dei gruppi, e questo serve per aiutare loro a capire meglio, bene? Se loro sanno che faciendum va con templum ed ad, non necessariamente con Marcus, loro possono capire meglio, bene? E quindi cerco di essere questo per loro, con un'altra speranza che poi dopo, quando loro vanno a leggere questo testo, magari sentono la mia voce, ma se dà fastidio, almeno magari sentiranno o si ricorderanno del modo in cui l'ho detto, e forse ripeteranno come avevo sentito prima, forse cercheranno di copiare, almeno questo è l'intento. Poi, quando abbiamo finito di far vedere il video due volte, non faccio mai, quasi mai, vedere il video tre volte, se non chiedono, se chiedono magari, non lo so, va bene, dai, anche dare un po' di soddisfazione, perché vuol dire che è piaciuto. Leggere. Noi vogliamo leggere questo testo, perché come vi ho detto, l'obiettivo è quello. Io voglio dare a loro ogni modo per aiutare loro a leggere in tempo reale. Quindi ogni testo di ogni video che faccio si può trovare sul mio sito, si può scaricare, può fare come volete con questo video, però poi dopo loro devono leggere con, senza, scusami, devono leggere senza il video, devono leggere senza la mia voce, così, perché voglio capire che cosa hanno capito loro, a che punto sono arrivati, se riescono veramente adesso a leggere e capire. Sì, vabbè, sarà la terza volta che passano per questo testo, però sempre aiuta. Non possiamo leggere solo una volta e chiedere da loro di capire subito tutto. Non facciamo nemmeno noi questo, forse nemmeno nella nostra lingua. Ci sono delle cose che leggo in inglese che devo leggere più di una volta perché non ho capito magari. Bene. Poi, e dum, poi cosa facciamo dopo? Quando finiamo questo, magari do un esercizio di comprensione, tipo uno quiz. Magari posso dare magari 10 domande, verum and falsum, non lo so, magari posso chiedere chi ha fatto questo, chi è stato questo, chi è questo, eccetera, eccetera. Perché voglio finalmente capire cosa hanno capito. Ovviamente che questi metodi si possono utilizzare anche con testi, non soltanto con i video, però, cioè il fatto di leggere un testo più di una volta. Io questo lo faccio quasi sempre, quando chiedo agli studenti di leggere qualcosa, forse un paragrafo che ho scritto io, una cosa semplice per loro, chiedo a loro di leggere più di una volta, perché così loro possono acquistare la lingua, non soltanto imparare, ma acquistare veramente la lingua. Bene, e gli studenti miei, funziona? Per il momento io devo dire di sì, ho visto che gli studenti adesso riescono meglio
a capire i testi, se metto un testo davanti a loro, senza magari un video, perché magari una cosa che posso fare è prendere il testo da un video che hanno visto e cambiare la storia, però usando sempre quelle stesse parole, gli stessi vocaboli. Però li metto in un altro ordine, non lo so, invece di Marcus adesso c'è Julius, non lo so, cambiate nomi. Tutto questo per capire se loro veramente hanno acquistato la lingua, bene? E devo dire che per il momento funziona, cioè i studenti che adesso non devono andare a cercare le parole in un vocabolario, non devono, non lo so, correre a capire la grammatica di questo o quest'altra parola. Bene. Voi, ali modi, come ho detto, se il tempo va bene, siamo sull'ok col tempo? Bene. Ali modi. Possiamo fare, magari salto questo, lo lascio per un altro. Movie talk, forse... Il terzo seminario, bene. Un altro modo sarebbe forse un brain break, perché questi si possono usare anche con quelli del terzo o quarto livello del latino. Cioè, voi in classe avete parlato, avete usato un linguaggio più complesso, bene? Gli studenti magari sono stanchi, vuol dire. E allora, invece di dare loro un break, una pausa completa, perché non date una pausa breve in latino, una pausa in latino semplice, dove loro possono sì rilassarsi, non è troppo difficile, ma è un modo per rimanere sempre nella lingua. Bene, questo è importante perché ogni volta che sentono le parole, possono acquistare la lingua, bene, anche se sanno già queste parole. Va bene. Alia Pellicola, cioè altri film, questi sono delle persone che fanno i video simili che potete utilizzare in classe Latinitium, Daniel che è qui con noi, che vi parlerà domani, mi sa, ha fatto dei video molto belli, interessanti, in cui ci sono anche delle immagini che aiutano a stabilire il significato, aiutano gli studenti a capire che cosa c'è scritto. Poi Ismael Ragafraseca, Lance Piantagi, queste persone hanno fatto dei video simili. Vedo che ci sono le persone che fanno le foto. Io farò questo disponibile, magari su Gregolatino, io o sul mio sito, insomma, in modo che potete scaricarlo e vedere meglio gli indirizzi. Allora, questa è la bibliografia che metto disponibile per voi. Qui, dove se volete, avete domande, mi potete contattare qui, YouTube, questo è l'indirizzo dove potete vedere i video, Facebook potete vedere lì i video. Quindi, ho finito, grazie.